Oh, giovani amici di Facebook, volete andare a Gardaland? Vi supporta Lega Nerd, magari gratis. Scoprite come guardando questo video. 42. Giovani amici di Facebook, sono stato a Gardaland, come avrete intuito dal video che avete appena visto. Sono stato inviato da parchigratis.com, che è questo portale che in pratica vende pacchetti viaggio che comprendono sia l'albergo che il parco di divertimento. Hanno praticamente tutti quanti i parchi di divertimento in Italia. Erano anni che non andavo a Gardaland e mi ero veramente dimenticato di quanto bella fosse e timidizzata da paura fosse in particolare. Ogni piccolo dettaglio è curato veramente in maniera incredibile. E poi le attrazioni sono una più bella dell'altra. Le novità di quest'anno che sono andato a vedere in particolare sono un sushi restaurant che mi interessava particolarmente, ovviamente. Poi c'è tutta un'area tematica dedicata a Kung Fu Panda, molto interessante, più che altro per i bambini, però veramente anche quella tematizzata da paura, con varie attrazioni e anche un piccolo teatro in cui ci sono tre spettacoli al giorno carini. Oltre a questo, fuori dal parco è stato costruito un intero acquario a cui potrete accedere pagando solamente 5 euro se avete già il biglietto del parco. Se quindi prendete l'offerta di cui vi ho appena parlato e quindi state insomma 2 giorni al parco e una notte in albergo, vi consiglio assolutamente il secondo giorno di andare a vedere questa Sea Life, che è un acquario subito fuori dal parco, ci si accede a piedi senza problemi, con meduse, pesci da tutte le parti d'Italia e del mondo. È fatto veramente molto bene, non è incredibile, però è fatto molto bene e per 5 euro assolutamente vale la visita. La sera poi vi consiglio di visitare un po' i dintorni del lago di Garda. La zona è strepitosa, io c'ero stato in ferie solamente un paio di anni fa, per cui conoscevo un po' i dintorni. Questa volta ho scelto di andare in un paesino in cui non ero mai stato, si chiama La Frise. È davvero super tranquilla, un lungo lago meraviglioso e poi si spende anche relativamente poco. Non pensavo, sono andato a mangiare fuori a cena, insomma la sera che avevo libero tra il primo e il secondo giorno, abbiamo speso 10-15 euro a testa, abbiamo mangiato veramente bene lì sul lungo lago. In più c'è il tramonto sul lago, insomma è veramente super romantico. Se andate magari insieme alla vostra ragazza come ho fatto io, vi consiglio assolutamente La Frise. Se invece andate insieme agli amici, ci sono 1000 altri posti lì attorno al lago di Garda in cui andare, tantissimi paesi, uno più bello dell'altro. Vedrete che troverete senz'altro il posto adatto a voi, oppure perché no rimanete a Gardaland fino a tardi, perché il parco è aperto quest'estate fino a tarda notte e ci sono 1000 spettacoli, fuochi d'artificio e altre figate.
Insomma, vi consiglio il pacchetto di parkgratis.com, ovviamente, grazie a noi poi i primi 50, vi ripeto, avranno l'ingresso Gardaland gratuito, quindi vi costerà ancora meno, mega bazza. E se vi piacciono i miei video, le mie paraculate in giro per l'Italia e per il mondo, le mie piccole recensioni, fate like, fate share e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!